Anna Maria, ti sei divertita? Tanto, 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 tanto. Non manca aspettava che io vincevo questo bello premio. Ecco, ne hai ricevuti due di premi. No, uno per mio Franz, uno per mio Giancarlo. E quell'altra? Una statuetta. Una statuetta. Grande entusiasmo per il torneo di bowling iniziato nel mese di novembre scorso e a cui hanno partecipato circa 50 disabili mentali, accompagnati nelle varie giornate dagli operatori di organizzazioni, sia pubbliche che private. Uno sport, questo, che può essere praticato da tutti e che apporta importanti benefici alle persone colpite da questo tipo di handicap. È uno sport che si presta molto alla disabilità fisica e mentale, anche perché si tratta di tirare una palla contro dei birilli distanti, che può sembrare una banalità, però stimola molto la coordinazione oculo-manuale, per esempio. Infatti giochiamo senza sponde, perché con le sponde è facile, si tira, va giù, senza sponde viene stimolata questa parte del corpo. E la WISP si occupa di queste cose. D'altra parte ci chiamiamo sport per tutti, e per tutti non vuol dire per tutti quelli che se lo possono permettere, per tutti i maschi e per tutte le femmine. Per tutti vuol dire per tutti. Nei giorni scorsi poi si è svolta la finale del torneo e le premiazioni dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto i punti maggiori. Anche se noi come WISP facciamo fatica a organizzare sempre una classifica agonistica, diciamo che ci piace più considerare il livello di partecipazione, il numero delle partecipazioni e anche il livello di entusiasmo che abbiamo registrato in questi mesi di ciascuno. Che si prende quel po' di birillone. La WISP, promotrice dell'iniziativa, ha coinvolto così diverse associazioni del territorio come la cooperativa Labirinto Casagione, la T41B, il centro socio-educativo riabilitativo diurno Movimendicap e quello di Villa Vittoria, ma anche il centro diurno disabili Pegaso. Vinicio, tu invece come ti sei trovato? Bene, benissimo. Ti sei divertito? Sì, molto. Hai fatto qualche strike? È vera. Ecco. Hai buttati giù tanti di birilli. Tutte. Massimo, ti vediamo già con lo zainetto in spalla. Io sono stato bene, mi sono divertito e ho giocato bene. Faccelo vedere, che già l'hai indossato. Eccolo qua. Questo è il tuo premio. Sì, io canto anche. E ce la regali una canzone? Ci fai sentire qualcosa? Bianca passava la notte appassiva alle luci dell'alba che ci ritornava ad andare a dormire, svegliarsi verso le tre. Dai. No, tocca a te, Massimo. Bianca di notte. Non lo so tutto, dai. Sono molto contenta che sono venuta qui a giocare, ma io l'ho fatto per la mia mamma che non c'è più. Grazie.